Buongiorno, io sono Martino, faccio parte della LAO e in questi giorni, oddio, conoscete tutti la situazione, che non si può uscire di casa, quindi tutte le nostre attività sono state sospese, quindi non ci si può incontrare, non ci si può fare manifestazioni, non può fare, si può fare eventi. Allora cosa abbiamo pensato? Siccome io ho tanto materiale, di farvi un corso, beh, ovviamente non come... si farebbe lungare, che può durare 45 minuti, un'ora, a volte anche 2 ore, che si protrae anche per 2 ore, ma una cosa di 5-10 minuti, perché sennò immagino che la gente non è che ci abbia voglia di stare a vedere un video di più di mezz'ora, 40 minuti. Comunque, vabbè, ci proviamo. Io e il mio assistente, qua lo vedete, il signor Piuma, vi faremo qualche corso di coltivazione. Va bene, signor Piuma. Poi vabbè, se avete qualche preferenza di specie, dite pure. Io inizierei da Papiopedilum, che guardate, qua è il mio paradiso. Io ormai coltivo solo quasi Papiopedilum esclusivamente. Vedete? Partirei da Papiopedilum. Però se avete qualche specie, io ogni sabato posso, perché io comunque lavoro, grazie a Conte, non sono né parrucchiere né estetista e sono un operaio metalmeccanico e lavoro. Però vedete, possiamo parlare o delle simpoidali, ad esempio qua c'è la cambria, vedete qua che bello stelo, qua c'è un'enciclia, vedete anche qua c'è uno stelo, possiamo parlare delle vandine, vedete là sopra, vabbè ormai vande giganti non ne ho più, tengo solo queste qua, le mini vanda, che poi sarebbero tutti ibridi di falcata, vedete. Neosteris lusmani, questa è una falcata per non mi ricordo cosa. Qua c'è falcata per curvifolium, per un ascocentrum. Lì ci sono altri ascocentrum. E se, poi se volete possiamo parlare anche più avanti, tanto di tempo ne abbiamo perché qua altro che fino ad aprile, fino ad altro aprile dubito che la situazione migliori. Possiamo parlare delle tillandsie, vedete, che si abbinano molto bene alle orchidee, vedete che belle. E poi fioriscono anche, guardate là. C'è un tris no, il novosnoides, di... Oh, cazzo, non mi ricordo. Io quando devo spiegare, cazzo, per i nomi, e dopo ve lo cerco, non vi preoccupate. Vedete che belle. Allora, io partirei con i Papiopedilum. Guardate che meraviglia. I Papiopedilum sono piante che vivono prevalentemente nel sud-est asiatico. E la loro caratteristica è avere questo labello a forma di scarpa, infatti molto volgarmente, che anzi io comunque odio questo soprannome, viene chiamata scarpetta di Venere perché appunto ricorda la pantofola. Ce n'è di varie forme, vari colori, cioè veramente c'è da sbizzarrirsi, e si differenziano dai loro cugini, i Phragmipedium, che loro invece vivono nell'America centrale. Secondo me, è una mia supposizione, poi magari sbaglierò pure, ma si vede quando i continenti formavano la Pangea, cioè erano tutti uniti, si vede che erano un'unica pianta. Poi, come sapete, la Pangea si è divisa, i continenti sono andati alla deriva e secondo me i Phragmipedium hanno subito delle mutazioni, cioè hanno subito la loro evoluzione, e i Papiopedium un'altra, perché vedete... I Papiopedilum sono molto simili, solo come coltivazione, solo che, vabbè, che poi faremo una lezione anche a parte. Però vedete, devono stare sempre belli umidi. Infatti, vedete quanto bel muschio cresce? Cosa che invece nei Papiopedilum non cresce, crescono solo le felci. Allora, coltivazione dei Papiopedilum è facilissima. Come vedete, vabbè, adesso la temperatura, vabbè, non guardate l'umidità perché ho appena bagnato e schizzata le selle. Se no, in teoria si aggira sempre sul 70-75%. Ma non sono piante molto esigenti di umidità, quindi anche se le coltivate in casa sul davanzale vanno benissimo. E vabbè, adesso è 19:04, ma in questa stanza nel mio bagno il riscaldamento è chiuso. E stamattina alle 6, quando mi sono svegliato, ne avevo 17. Poi, grazie alle lampade che scaldano, siamo già arrivati a 19:30, ma io quando arrivo a casa la sera alle 7:30 è sempre sui 23-24 gradi, quindi... Hanno una bella escursione termica. E cosa dire? Appunto, non hanno bisogno di elevata umidità, non hanno bisogno di elevate concimazioni, anzi, perché le loro radici sono molto sensibili ai sali minerali, alla concentrazione di sali minerali. Quindi io bagno sempre con acqua molto blanda, ma proprio... Oddio, se avete una buona acqua del rubinetto potete usare quella del rubinetto. Se invece io ho qua il mio impianto osmotico, vedete? Quindi impianto osmotica vuol dire che è un'acqua priva di sali. Priva di sali vuol dire che è proprio zero. Se gli date solo quella non serve a niente.
e gli aggiungo solo un pochino di concime, ma vabbè, con la mia pennina che misura i micro Siemens, che misura la conducibilità elettrica, i micro Siemens arriva sui 200-250 al massimo, però ormai ho fatto occhio, vedo che comunque con 5 litri d'acqua, basta un bel cucchiaino abbondante da caffè, sono a posto, non c'è grandi problemi. Come substrato io uso il mio famoso inerte. Oddio, potete usare tutti i materiali che volete, però io mi trovo molto ma molto bene questo. Me l'hanno consigliato i miei maestri che coltivano orchidee da più di 20 anni. In pratica è tutto inerte. Cioè, vedete, questa è la pomice. Questa è l'argilla espansa. Qua c'è un po' di barca, ma proprio giusto, sarà nel totale, non metterò un 20%. E vabbè, qua non c'è, ah, eccola qua, agri perlite, che sarebbe qualcosa vulcanico soffiato. Ovviamente, come dicono le parole stesse, pomice, soffiato, hanno un peso molto peso specifico minore dell'acqua. Quindi cosa vuol dire? Non vanno bagnate per immersione. Oddio, chi mi conosce sa che questa pratica la sconsiglio vivamente per ogni pianta. Però se usate questo particolare substrato, levatelo dalla testa di bagnare per immersione, perché cosa succederebbe? Voi pocciate la pianta, il vaso nell'acqua, vedete tutti questi sassolini che glu 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 salgono in acqua. Quindi ogni volta dovrete, è come fare un rinvaso, e la pianta non gradirebbe, mamma, manco, manco, manco per sogno. Poi, per bagnare questo substrato è facilissimo, che trattiene molto l'umidità, è molto drenante, quindi anche se avete la mano molto ma molto pesante, non c'è problema perché comunque l'acqua scorre via, l'eccesso d'acqua, rimane solo quella necessaria. E per bagnare o si usa la tecnica si sente il peso del vaso, perché comunque essendo materiali molto leggeri, sono leggerissimi ed asciutti, da bagnati iniziano a pesare un po' di più, quindi già ve la potete cavare. O comunque io guardo il metodo. Quando inizia ad asciugarsi in superficie, vabbè, qua adesso non ho perché ho appena bagnato. Quando vedete che inizia ad asciugare in superficie, vuol dire che posso già dargli una passata. Io con cosa bagno? Bagno con la mia super pompa da 7 litri. Vedete? Facilissimo. Passo. Beh, adesso do giusto una passata perché ho appena bagnato. Vedete? Quando vedete l'acqua che scorre sotto dei buchi, vuol dire che ha raggiunto il suo scopo. Vi fermate, io proseguo con tutto il giro e poi rifaccio una seconda passata, non si sa mai. E così io nel mio ambiente sono a posto per 2 giorni in pratica. In inverno bagno una volta ogni 2 giorni, in estate, ma perché io ho tempo, bagno tutti i giorni, sennò potrei fare benissimo. Gli do una bella una bagnata abbondante, abbondante, ogni 2 giorni sono a posto. Però beh, io siccome ho tempo, mi piace stare a bagnare. Poi, cos'altro dire? Temperature. La maggior parte dei papiopedilum non hanno bisogno né di freddo né di caldo, ma le temperature casalinghe vanno benissimo. Gli unici che vogliono un po' più di freddo sono il Micrantum e i loro ibridi. Infatti il Micrantum ce l'ho giù in serra fredda in cantina. Poi, magari adesso vado giù e registro un video per sabato prossimo, perché ho tutte le dracule in fiore e vi insegno un po' la coltivazione delle dracule. Vi faccio vedere appunto il Micrantum, che è a bocciolo, però sta giù in cantina sono sui 13 gradi, ma poi le temperature casalinghe vanno benissimo, non c'è problema. Guardate che meraviglia. L'unico difetto dei papiopedilum è che non profumano. L'unico che profuma, che però a me ha fiorito, non mi profumava, è il vietnamese, però purtroppo non profumano, però va bene. La loro bellezza penso che compensi questa lacuna. Anzi, io non so, che sono molto per le orchidee fiorite. Quando mi fioriscono 3 o 4 cattleya contemporaneamente, mamma mia, vado un po' in crisi. Non sono molto per questo genere di orchidee profumate. Che altro dire? Abbiamo parlato della temperatura, dell'umidità, di come bagnare, del substrato e rinvasi. Se usate il mio substrato così inerte, io veramente ho papiopedilum tipo questo, un filippinense. Questo qua è dentro da 5 anni. Magari se estate, sì, che ho tempo, lo svaserò, ma perché comunque essendo inerte non degrada. E bagnando sempre con acqua povera di sale, non c'è neanche il sovraccarico di sali minerali. Aspettate che levo il signor Piuma. Signor Piuma, dove stai andando? Hai portato i tuoi amici?
Salutate gli spettatori. Dai, signor Piuma, saluta gli spettatori. E niente, che altro dire? Spero che la lezione sia stata... Ah, un'altra cosa da aggiungere. Sì, mi stavo dimenticando. Vedete questa polverina? Io uso la sabbia per gli uccellini. Si intravede anche lì. Io la spruzzo su una volta al mese. In pratica sarebbe la sabbia degli uccellini con dentro il grit e le ostriche tritate. Perché i papiopedi, alcuni, ma non quasi tutti, però alcuni hanno bisogno di un carbonato di calcio. Comunque di... uno direbbe, vabbè, io uso l'acqua del rubinetto che è piena di calcare e va bene. No, perché è un calcio diverso. Allora serve il... Oddio, non chiedetemi termini tecnici... chimici, però serve un altro tipo di calcio e questo va benissimo quello, o la graniglia di marmo, le rocce calcaree e vabbè, io uso questo, gli gusci di ostrica tritati col grit, vedo che vanno benissimo. Ah, guardate là, ho scoperto stamattina bel bocciolo del Malipoense per venenati, anche doppio. E niente, dai, signor Piuma e compagnia bella, salutate gli spettatori. Spero di non essermi dilungato troppo, perché la gente, per esperienza, so che come vede un video che è superiore ai 2-3 minuti, non lo guarda mai. Comunque, se avete domande, voi avete preferenze di coltivazione, vuol dire, Martino, mi spieghi questa specie, mi spieghi quest'altra specie, sono qua disponibile. Più che altro io solo il sabato, perché appunto, come ho detto, io in settimana lavoro. Va bene, ciao a tutti!